Non avere paura. Cosa vorresti fare tu invece da grande, Vince? Pensavo di abbandonare. Le fare lo so. Qualunque genitore vorrebbe avere un figlio come Buona te. Buona fortuna, Vince. Sentiamo, Vince. Ciao, Vincent. Ciao, papà. Ciao, amore. Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene. Cosa c'è? Troppe spese. E anche questo mese non è rimasto molto. Vabbè, dai. Non preoccuparti. Ciao, Vincent. Ciao, papà. Un giorno crescerai e avrai dei sogni. Più saranno grandi e più sarà difficile realizzarli. Non lasciarti piegare. Non scendere mai a compromessi. E un giorno la gente ti apprezzerà sempre per quello che sei. Ok. Bravo, Matt. Ti manca, vero? Sì. Insisteva sempre per accompagnarmi. Grazie per essere venuta. Lucas? Sì? È il suo turno. Grazie mille. Arrivo subito. Di qua? Sì. Bambini, facciamo silenzio? Andiamo avanti? Silvio, tu invece, da grande, cosa vorresti fare? Il geometra. Bravo. Sentiamo Valentina. Avvocato. Molto bene, un'ottima scelta. Brava, Valentina. Sentiamo Vincent. Cosa vorresti fare tu invece da grande, Vincent? Il regista. Silenzio! Vincent, io penso davvero che tu sia un bambino molto intelligente, ma noi siamo persone comuni e quello è un mondo dove è davvero molto difficile entrare. Non farai mai il regista, ma sono convinta che troverai qualche altro lavoro che possa piacerti. Andiamo avanti. Vittoria, tu cosa vorresti fare da grande? La poliziotta. Molto bene. Grazie. Salve, buona giornata. Arrivederci. Buongiorno. Salve. Arrivederci. Ehi. Paura? No. Ci sono abituato. Anch'io. Mi hanno invitato un sacco di volte, in trasmissione.
Sono famoso sul web e i miei video hanno un sacco di visualizzazioni. Beh, sicuramente mi hai già visto da qualche parte. No, mi spiace. Siamo in una delle case di produzione cinematografica più importanti. Se entri qui, hai un futuro. Tu? Hai già fatto qualcosa in TV? Diciamo di no. Quindi hai fatto scuola di recitazione, teatro, come cavolo si dice? Hai studiato? Salve, prof! Ah, ciao Vincent! Complimenti per l'esame. Hai già deciso cosa farai adesso che hai finito le medie? Sì, mi iscriverò all'Accademia del Cinema. Beh, un'ottima scelta. È un po' costosa, ma se questa è la tua passione... I miei genitori hanno promesso che dopo l'esame potevo scegliere dove studiare. Voglio farmi una sorpresa. Ne saranno sicuramente contenti. Beh, tanti auguri allora. E mi aspetto un giorno di vedere un tuo film al cinema. Grazie, prof. Salve. Buona fortuna, Vincent. Non deve sapere nulla. Prima vediamo cosa ha deciso. Starà per tornare ormai. Che ore sono? Ah, è ferma alle 23:14. Sei il solito sbadato. Sarà ferma almeno da un mese. Come possiamo fare a pagare gli studi? Farò degli straordinari. Magari posso cercare un secondo lavoro. Ha tutto il diritto di fare quello che ama. Sei tornato. Ciao mamma, ciao papà. Ciao. Ciao. Allora com'è andata? Promosso, eccolo qui. Bravo. Come promesso, adesso dimmi dove vorresti studiare. Non ho ancora deciso. Magari farò domanda nella tua azienda. Metto qualcosa da parte, poi riprendo gli studi. Ma pensavo volessi continuare a studiare. Infatti, ma non è il momento. Studierò più avanti. Ehi! Ehi, amico! Ci sei? Sì, scusa. Michael? Di qua. Può andare? La sta aspettando? Come hai detto che ti chiami? Mi chiamo Vincent, ho 20 anni e sono nato a Castellaneta. Grazie. Le faremo sapere. Mi piace leggere, scrivere e fare sport. Grazie, buona giornata, le faremo sapere. Da qualche anno lavoro come operaio, ma il cinema è la mia passione. Bene, puoi farmi entrare ai prossimi intanto? Una volta ho fatto la comparsa e ho partecipato come pubblico a qualche trasmissione. Grazie, può andare. Le faremo sapere. E il mio sogno nella vita è fare il regista. Bene, se verrà scelto sarà ricontattato. Grazie. Non avere paura. Come, scusi? Non avere paura. Andrà tutto bene. Allora? Quando sarò richiamato? Non le ha detto nulla il produttore? Mi ha detto le faremo sapere. Quindi? Le faremo sapere. Ciao. Vincent? Si prepari, tocca a lei.
Come sono andati i tuoi casting? Ti hanno richiamato? Vincent. Vincent. Come stanno andando i provini? Non tanto bene. Sono un po' stanco. Pensavo di abbandonare. Ascolta. So cosa stai sacrificando per aiutarci. Avremmo voluto farti studiare. Ma alla fine sei stato tu ad aiutare noi. Qualunque genitore vorrebbe avere un figlio come te. Ma tu però non devi mollare. Non devi mollare i tuoi sogni, altrimenti finirai col morire con essi. Vincent! Vincent! Tocca a te! Sì, scusa, ci sono. Oggi è un po' la testa tra le nuvole. Vincent! Puoi entrare? Ma guarda, si è fermato. Tale quale a suo padre. 23-14. Sono il solito sbadato. Sarà fermo almeno da un mese. Ah, è fermo alle 23-14. Sei il solito sbadato. Sarà fermo almeno da un mese. Mi stanno aspettando.